Aree militari, accordo tra provincia e ministero. Questa mattina firma dell'accordo integrativo a Merano alla presenza del sottosegretario Gioacchino Alfano. È stata inoltre posata la prima pietra nell'area dell'ex caserma Battisti per la realizzazione di 3 edifici con appartamenti destinati ai militari di stanza in Alto Adige. Turista tedesco cade dal sentiero e muore. 75enne stava scendendo dalla cima bianca di Racines quando ha messo un piede in fallo, compiendo un volo nel vuoto di oltre 250 metri e morendo sul colpo. A recuperare la salma il soccorso alpino di Racines. La stagione del teatro stabile parte con Rossi. Sarà l'attore Paolo Rossi con Molière ad inaugurare la prima stagione del teatro stabile di Bolzano, del direttore Zambaldi, all'insegna del motto «Meglio andare a teatro». In cartellone anche spettacoli con Claudio Bisio, Ottava Piccolo, Marina Massironi, Silvio Orlando ed Eros Pagni. HC Bolzano, alto il morale per il via della Ebel, la nostra emittente Video 33 della società editrice Rosengarten Broadcasting Media, sarà la televisione ufficiale dei Foxes con una trasmissione dedicata a diverse partite trasmesse in diretta. Primo appuntamento live, il match tra Viena e Bolzano il 9 ottobre prossimo. Telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Lo avete visto e sentito in apertura dai nostri titoli. Siglato stamani a Merano un importante accordo tra Stato e provincia che prevede la razionalizzazione delle infrastrutture dell'esercito italiano in cambio di nuovi edifici e alloggi. Si rafforza la collaborazione tra Stato e Provincia. Stamani a Merano, presso il Circolo Unificato, è stato siglato un importante accordo che mira alla razionalizzazione delle infrastrutture dell'esercito italiano e al sostegno delle esigenze abitative dei militari di stanza sul territorio altoatesino. L'intesa firmata dal governatore altoatesino Arno Compacer, dal sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano e dal direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi prevede la cessione di caserme e altre aree militari non più utilizzate che saranno a completa disposizione della provincia. Sì, diciamo che la provincia di Bolzano ha addirittura anticipato questa nostra attività del governo, perché sono anni che sta dimostrando di ottimizzare la presenza militare storica in quest'area. Quindi se volessimo fare un paragone un po', quest'area diventa l'esempio che funziona lo strumento. La contropartita, la costruzione di alloggi e altre infrastrutture, il tutto finanziato dalla provincia. Da un lato abbiamo la possibilità di costruire alloggi, anche di fare opere di ristrutturazione, di risanamento per le parti delle caserme che servono ancora, adesso anche per un esercito che è stato riorganizzato, anche perché è diventato professionistico. Dall'altro lato noi abbiamo la possibilità di acquisire terreni che non sono più adeguati, diciamo, al perseguimento dei fini istituzionali dell'esercito, potendoli poi dare a disposizione ai comuni per le loro finalità urbanistiche. Oltre a questo c'è un ulteriore vantaggio, perché le opere che mettiamo a bando ovviamente ci garantiscono anche un ritorno sul territorio, perché speriamo che anche le nostre imprese siano in grado di fare delle offerte sicuramente molto molto positive e potranno aggiudicarsi almeno anche in parte le gare. Da evidenziare che il percorso intrapreso da Stato e Provincia è iniziato nel 2007. Al posto dell'ex caserma Battisti a Merano sorgeranno 3 palazzine di 6 piani per un totale di 54 alloggi destinate alle famiglie dei militari di stanza in Alto Adige. Stamani la cerimonia della posa della prima pietra. Nell'ambito dell'intesa Stato-Provincia sulla permuta di aree dell'esercito per la costruzione di alloggi per i militari di stanza in Alto Adige, in cambio di un programma di costruzione di alloggi e infrastrutture finanziato dalla provincia, stamani, dopo la firma del secondo atto integrativo dell'accordo di programma, vi è stata la cerimonia della posa della prima pietra del complesso di alloggi destinati ai militari, comprendente 3 palazzine alte 6 piani da 18 appartamenti ciascuna, oltre a 60 garage interrati che prenderanno il posto dell'ex caserma Battisti in via Caserme a Merano. L'appalto, pari a 9,7 milioni di euro, rappresenta l'ultimo atto degli interventi previsti dall'accordo Stato-Demanio Militare Provincia di Bolzano per il passaggio di aree militari dismesse, nella fattispecie la cessione alla provincia della caserma Mercanti di Appiano.
tra queste anche i 12 ettari della caserma Rossi in via Palade, mentre gli interventi precedenti avevano riguardato la realizzazione di una palazzina dentro la caserma Polonio, capace di accogliere 224 posti letto, la ristrutturazione di 12 alloggi ex foresteria al circolo unificato di via Mainardo e la ristrutturazione delle palazzine Abba e Litta, sempre nell'areale della caserma Polonio situata vicino alla Battisti. Si tratta di un'intesa che può anche fungere da volano per l'edilizia locale. Proseguiamo con la cronaca nera. Si allunga la lista delle vittime della montagna in Alto Adige. Nel primo pomeriggio si è verificato un altro incidente mortale nella zona della Val Racines. Un alpinista tedesco di 75 anni, Hans Engelbert Will, è precipitato compiendo un volo di 250 metri mentre percorreva un sentiero che lo avrebbe riportato a valle dopo aver raggiunto la cima della Bianca nelle Alpi Breonie di Ponente, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vipiteno, il soccorso alpino di Racines, che ha recuperato la salma. Passiamo alla sanità. Nel primo pomeriggio sono state illustrate le linee guida che l'azienda sanitaria altoatesina intenderà percorrere nei prossimi mesi. I vertici dell'azienda sanitaria provinciale hanno illustrato le linee guida relative all'anno 2016. È stata proprio la giunta provinciale a definire gli indirizzi da seguire. 5 le colonne portanti di questa pianificazione. Si inizia dalla certificazione del bilancio e si prosegue con un potenziamento di programmazione aziendale assieme a quello operativo. Con la delibera della giunta per gli obiettivi BSC 2016, l'azienda incomincia la sua pianificazione 2016, appunto coinvolgendo da un lato i 4 comprensori, dall'altro lato chiaramente tutti i medici e anche il personale infermieristico tecnico, per darsi, oltre agli obiettivi dell'AND, degli obiettivi interni. Tutto questo processo si concluderà con una delibera del direttore generale per ogni comprensore con i specifici obiettivi 2016. Inoltre sarà di fondamentale importanza sviluppare un sistema informatico. Il 4 obiettivo riguarda il miglioramento della appropriatezza nella presa in carico e nel trattamento di alcune patologie. Infine, il piano d'azione prevede la riqualificazione dei servizi sanitari, il riordino amministrativo e clinico dell'azienda sanitaria. L'obiettivo è quello di rendere più trasparente la suddivisione dei compiti tra politica, amministrazione provinciale e amministrazione sanitaria, e di renderlo anche in maniera, come posso dire, permeabile, nel senso che questi macro obiettivi definiti ai livelli più alti poi possono essere tradotti in obiettivi più specifici per gli altri livelli di gestione. Passiamo alla politica. Campo di Trens senza sindaco. 9 consiglieri della SVP hanno rassegnato le dimissioni in blocco e da questa mattina il paese della Val d'Isarco è senza amministrazione comunale. Il sindaco Peter Feisnauer, espressione di una lista civica, resterà in carica fino a martedì prossimo, quando dovrebbe essere nominato il commissario. In una nota la Stella Alpina precisa di aver tentato in tutti i modi attraverso i suoi consiglieri di avviare una collaborazione costruttiva, ma non si è riusciti nell'obiettivo, di qui la decisione di dimettersi in blocco. Il primo cittadino raggiunto dalla nostra redazione si è detto allibito del comportamento dei consiglieri della SVP, partito che ha la maggioranza in consiglio e anche in giunta con 3 assessori, ma probabilmente non era sufficiente. Un tentativo di riavvicinamento tra i Verdi e la maggioranza in comune a Bolzano si è svolto nel pomeriggio alla Sala Rossa in municipio. Vi hanno preso parte i consiglieri comunali dei Verdi Tobias Planer e Maria Laura Lorenzini, che ha appena preso il posto della dimissionaria Cecilia Stefanelli, e il sindaco Luigi Spagnoli del PD con il vice Klaus Ladinser della SVP, l'assessore Luigi Gallo di sinistra per Bolzano e i consiglieri Guido Margheri di SEL e Silvano Baratta del PD. Proprio la presenza della nuova consigliera verde potrebbe rappresentare l'ago della bilancia verso un allargamento e quindi ad una stabilizzazione della maggioranza che governa la città, scongiurando così un possibile ritorno alle urne. Cambiamo decisamente argomento. Anche Claudio Bisio e Paolo Rossi, tra i grandi nomi sul palco nella prossima stagione di prosa del Teatro Stabile di Bolzano, che porterà in scena le tematiche della nostra quotidianità. La prima stagione per il direttore Zambaldi.
La stagione di prosa del Teatro Stabile di Bolzano, la prima diretta da Walter Zambaldi, porterà in scena le tematiche della nostra quotidianità, come lo scontro-incontro generazionale, il lavoro e la scuola. Ma è meglio andare a teatro per molti motivi. Il motivo più intelligente, probabilmente, o uno dei più intelligenti, è il fatto che in un periodo comunque di virtualità dilagante, il qui e ora il teatro lo trovo appacificante, rilassante, il momento in cui gli affetti sono altrove, le immagini sono altrove, arriva tutto da un mondo virtuale, il teatro appacifica, ma resta, secondo me, la disciplina artistica più innovativa che c'è. La stagione inaugura con Molière la recita di Versailles, prima produzione dello Stabile. Altre due novità prodotte dal Teatro Bolzanino e dirette da altrettanti registi esordienti saranno La scelta di Cesare, che segna la rinnovata collaborazione tra Andrea Castelli e Pino Lo Perfido, e Brattaro Mon Amour, noir tragicomico ambientato in un chiosco di Würstel. Tra i protagonisti della stagione i vari Claudio Bisio, Ottavia Piccolo, Carlo Cecchi, Marina Massironi, Franco Branciaroli, Lucia Vasini, Eros Pagni e Paolo Rossi. Noi porteremo in scena la recita di Versailles, Molière la recita di Versailles. Scritto a sei mani, cioè a tre persone, io, Massini, Stefano Massini e Gian Piero Solari. Credo che sarà comunque uno spettacolo molto originale, personale, riguardo anche agli altri attori della compagnia, perché spero con questo lavoro di portare a fondo questa teoria che sul palco coesistano l'attore, la persona e il personaggio. Quindi è una montagna russa, quindi si devono aspettare di tutto. Il clima di fiducia nel settore dei servizi e in quello dei trasporti è in crescita, almeno questo quanto rilevato dal barometro dell'economia dell'IRE, Istituto di Ricerca Economica della Camera di Commercio di Bolzano. 4 imprese di servizi su 5 si attendono una redditività soddisfacente nel 2015. Il clima di fiducia migliora quindi rispetto al 2014, quando i redditi erano stati giudicati soddisfacenti solamente dal 77% delle imprese. Anche nel settore dei trasporti il clima di fiducia è positivo, seppure con grandi differenze tra il comparto passeggeri e quello merci. Le imprese altoatesine di servizi si attendono quest'anno un aumento dei fatturati su tutti i mercati. Fervono i preparativi in vista di Creative, la fiera dedicata al tempo libero e al fai da te. La kermesse che si terrà a Bolzano quest'anno si arricchisce di una iniziativa a sfondo solidale. Per la gioia degli appassionati del fai da te torna anche quest'anno alla Fiera di Bolzano Creative. La kermesse offre a tutti gli espositori la possibilità di presentare creazioni e prodotti e ancora interagire con i visitatori fornendo utili consigli attraverso dimostrazioni tecniche innovative. Da Creative la manualità è la vera protagonista in cui gli esperimenti trovano il giusto spazio. La manifestazione si terrà dal 18 al 20 settembre e si tratta del primo evento organizzato dal nuovo direttore di Fiera Bolzano, Thomas Moore. Un po' mi sembra come il primo giorno di scuola, siamo un po' nervosi perché non si conosce ancora tutto. Comunque sono molto fiducioso, il team di Creative ci ha lavorato con tutta la passione e con tutto il cuore, quindi io per me la vedo anche come possibilità di vedere come questa fiera dagli occhi di un visitatore, di parlare però anche con espositori per conoscere un po' il feeling anche di questa fiera e su come possiamo svilupparla anche in futuro. Questa edizione porta con sé un'importante novità, una campagna benefica contro la violenza sulle donne. Un cuore rosso per Creative, questo è il nome dell'iniziativa che intende sensibilizzare l'opinione pubblica sul delicato tema. Quello che per noi è anche importante è che abbiamo subito venerdì sera anche un get together dove tutti gli interessati possono venire
e un euro di ogni drink va al GEA che gestisce a Bolzano il Casa delle Donne. Per noi la nostra corporate social responsibility è molto importante. Il ricco programma di Creative prevede interessanti corsi, laboratori e workshop per tutti i gusti e tutte le età. In considerazione dello scarso utilizzo della struttura da parte dei profughi in transito, il centro di accoglienza istituito prima alla scuola Durst e poi in quella Ciugmal a Bressanone da parte della provincia autonoma di Bolzano, per andare incontro alle esigenze espresse dalla Baviera, cessa la propria attività. Restano invece in attività i centri istituiti presso le stazioni ferroviarie di Bolzano e del Brennero. E questa era la nostra ultima notizia, ora un breve stacco pubblicitario, poi torneremo in studio con il nostro magazine, come sempre al giovedì dedicato alla cultura. Tony. Talking time.